Una voce perentoria, riconoscibile e scandita, urla alla Cecchini: la discarica fa la città di Castello. È la sirena di una protesta che si anima mentre il tabellone luminoso delle votazioni ancora segna il misfatto. Favorevoli 6, astenuti 7. La cronaca di una giornata convulsa si conclude con le luci della sera e i volti degli orvietani che fuori dall'aula del Consiglio regionale continuano a spiegare le loro ragioni ai vari consiglieri che escono alla spicciolata dall'emiciclo perugino, riavvolgendo il nastro l'istantanea ai colori della protesta e degli striscioni sventolati prima dell'inizio della seduta. Una delegazione di una quarantina di persone, animata da consiglieri comunali, associazioni ambientaliste e non e cittadini, raccoglie l'onore delle telecamere mostrando all'Umbria il dissenso per l'ampliamento della discarica Le Crede. A Orvieto più turismo, zero discarica è lo slogan che si legge su uno degli striscioni esposti da manifestanti orvietani che in segno di protesta indossano anche dei sacchetti dell'immondizia. L'attesa però è lunga. Prima di passare alla discussione della mozione contro l'ampliamento del secondo calanco della discarica Le Crede, si deve passare per la discussione sui fatti di Bruxelles e poi per l'approvazione della risoluzione della Commissione Ambiente in merito all'impianto geotermico di Castelgiorgio. Il clima si scalda quando Fiorini della Lega propone all'Assemblea di anticipare il punto 9, la mozione Nevi, nella trattazione dell'ordine del giorno. A tentare di trovare una mediazione sull'ordine della discussione è il consigliere Brega, che propone una sospensione organizzativa. Liberati del Movimento 5 Stelle consiglia che venga rispettato l'ordine almeno per il punto 6, mozione sulla questione acque minerali di Gualdo, calendarizzata ormai da mesi. La sospensione, in realtà, diventa un confronto con gli orvietani, che chiedono a gran voce di discutere il punto della discarica come gesto di responsabilità nei confronti dell'intera comunità. Ritorna la calma e il Consiglio va avanti sulla mozione delle acque minerali e poi si procede con la discarica. Yeah.
nel momento in cui c'è bisogno, in Umbria possiamo contare su alcune garanzie e certezze, una delle quali è che in Umbria non si producono rifiuti, e per questo stiamo lavorando ad una cornice, un accordo quadro con la Regione Toscana, che naturalmente dovrà essere sostanziato da accordi che faranno in piena autonomia, in libertà, in e poi gli accordi devono stare in piedi anche dal punto di vista economico e finanziario, e portando avanti gli adempimenti che noi abbiamo previsto nel nostro piano regionale dei rifiuti, adeguato nel maggio 2015, credo che potremmo pensare di essere nelle condizioni di gestire i rifiuti, la tematica dell'ambiente in termini appunto moderni. Chiacchieroni, capogruppo del PD, prova ad imboccare nuovamente la via per riportare la questione di scarica in commissione, tentando l'appoggio del centrodestra, seguendo in un certo senso lo stesso iter della mozione geotermica. L'opposizione però non accetta e sceglie la via del voto. Alla prova dei numeri, il risultato è la bocciatura della mozione di Nevi, che ieri non era presente in aula. L'effetto sul popolo orvietano è eclatante, urla e commenti all'indirizzo della maggioranza si sprecano. La presidente Pozzi tenta di riportare la calma e chiude la seduta, ma il battibecco continua. Gli orvietani non ci stanno a subire questa decisione, anche se venuta senza voti contrari e con l'idea che la questione di scarica sarà affrontata comunque in commissione. In Piazza Italia è ormai scesa la notte, ma si discute ancora di Orvieto e della sua discarica. Una seduta scandalosa quella odierna del Consiglio regionale, una serie di inesattezze da parte dell'assessore Cecchini che ha in buona sostanza giustificato l'operazione dell'ampliamento del secondo calanco. Dice che aspetteranno il parere del Consiglio dei Ministri, ma tutti sanno che è la regione che ricorrerà per ottenere questo parere al Consiglio dei Ministri. Quindi le cose ormai sono decise, ma noi non molleremo. Thank you.